Voci.fm, media partner ufficiale del premio Tonino Accolla. Cosa faccio così? O ridiamo o ridiamo? Eh beh, speriamo di sì. Buonasera, buonasera a tutti. Senti, mamma Lisa, che dice? Mamma Lisa, tutto bene? Saluta tutti, che non è potuta venire purtroppo questa come sera. No? Purtroppo non ci sarà. Ma dovrei ritirare un premio? Esatto, glielo ritirerò io, per mamma, sì. Senti, come nasce questa follia dei poesie? Questa follia nasce da un'idea mia, di Alessio Nissolino, di mio fratello Federico Campaiolo e di Maurizio Franca Bandiera. Semplicemente siamo quattro deficienti e quindi ci siamo messi insieme. Dai. Sì, no, adesso lo vedrete poi, insomma. Edizio Luca Vuoto. Eccolo. Che cosa dice? Al mio segnale, scatenate l'inferno. No, dice sempre solo quello, zio, no? No. Zio è molto d'accordo, insomma, ci è venuto a vedere anche diverse volte, mi è piaciuto lo spettacolo, gli spettacoli che facciamo. Senti, a casa avete un modo, cioè potete riparare tutto sui generis, no? Immagino una sorta di film a tavola, no? Sì, assolutamente. Prendi per favore la forchetta. Esatto, passami la forchetta, mamma. Mamma mi risponde con la voce di Lisa, che io adesso purtroppo non posso farvi, però comunque sì, assolutamente. Sarebbe veramente fantastico. Senti, nel doppiaggio c'è qualcosa che i giovani dovrebbero sapere, che dovrebbero imparare, delle regole, che cosa si fa? Secondo me... Specie quando bisogna farsi notare, perché ancora magari non si vogliono affermare. Sì, secondo me la prima cosa in assoluto, la cosa più importante in assoluto di questo mestiere è la recitazione. Secondo me i giovani dovrebbero studiare recitazione. Sta recitando. Esatto. No, però veramente la recitazione è la cosa più importante e fondamentale del doppiaggio, perché noi siamo doppiamente attori. Doppiatori, esatto. Bisogna studiare prima la parte per metterci la voce, quindi anche il cuore. Come la cosa che pensavo proprio l'altro giorno, c'è sempre un doppiatore che deve dare la voce a più personaggi, ma ognuno ha una caratterizzazione particolare. Diventa una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma c'è anche un allenamento mentale. Sì, no, esattamente. Pensa, io avevo una battuta in uno degli spettacoli che dicevo appunto: la mattina posso essere Flash, il pomeriggio posso essere una tartaruga ninja, alla sera posso essere un bambino di un cartone animato, torno a casa, citofono, chi è? E se non lo so, dimmelo te, perché io non lo so, assolutamente. Senti, ma adesso come saluterai Voci.fm? Con quale voce? Beh, con la voce di Bernie. Per capire quello che sto per dirvi dovete prima fare una cosa, dovete credere nell'impossibile. Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo più veloce del mondo. Io sono Flash. Un saluto a tutti. Chi lavora con la voce è su Voci.fm, media partner ufficiale del premio Tonino Accolla.